benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Il trattamento di favore da tempo riservato dagli autori verso Edoardo Tavassi ha animato la protesta dei fan del GF VIP 7, che si sono indispettiti nel vedere ancora una volta proteggere il fratello di Guendalina. Nel corso della partecipazione del romano al reality, lui ha sempre avuto un rapporto amichevole con il confessionale, lui è sempre stato il primo a sapere le attività da svolgere, in caso di condotta al limite è stato invitato a cambiare atteggiamento, malgrado ripetuti richiami ed un ammonimento non è stato squalificato. Dopo il cambio di rotta avviato per la volontà dei vertici Mediaset che hanno portato alla squalifica di Edoardo Donna Maria e Daniele Dal Moro, Tavassi è stato ammonito per il lancio della stecca del biliardo e solo richiamato da Alfonso Signorini per una discussione nel van dai toni discutibili con Micol sorvolando sul fatto che erano stati staccati i microfoni ambientali. GF VIP 7, web in rivolta contro Edoardo Tavassi. Le accuse del web contro autori ed Alfonso Signorini si sono accese, sottolineando come ancora una volta si sia protetto Edoardo Tavassi alludendo ad un'amicizia della madre con un autore del reality, senza trascurare il fatto che Micol, con la quale ha costruito la ship, che a molti internauti puzza di fake, è la sorella di Clizia che ha scelto come padrino di suo figlio Gabriele proprio il direttore di Chi. I fan del reality non sono stati ascoltati dopo aver invocato la squalifica per Edoardo Tavassi per il suo comportamento nel van, ancora una volta contrario alle regole, e così ha preso piede una vera e propria rivolta in rete correlata da una valanga di commenti al vetriolo del tipo, in questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul grande fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Così il nome di Tavassi è finito nell'occhio del ciclone anche se fuori dalla casa del GF VIP le varie tifoserie stanno cercando di fare politica contro, i fan di Oriana e Nikita si fanno la guerra e quelli del romano cercano in ogni modo di ripulire l'immagine del proprio beniamino. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.